Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo smalto della pupa. Questo è uno di quelli curativi, è la base attiva crescita. Dice, sì, base attiva crescita, dovrebbe promettere di avere una crescita più veloce delle unghie, soprattutto dopo le ricostruzioni, oppure quando si sono rotte e quindi dovete accorciarle molto. Il prodotto è questo qui. È un boccettino piccolo, perché è un 5 ml, quindi è davvero piccolo. Costa 5,90 euro, credo che sia caro, e non mi è piaciuto per niente. Allora, intanto è buono come base per gli smalti, perché comunque permette di fare una buona base e permette quindi di applicare uno smalto colorato senza che le unghie risultino macchiate o che altro. È anche bene, è vero che non ha dentro le formaldeide, quindi ok, però il pennellino è molto piccolo. Ma non solo di lunghezza, ma proprio anche di setole, quindi non mi piace. E il prodotto già a metà era diventato gommoso, quindi ho dovuto comunque usare un solvente apposito per lo smalto. E anche adesso, comunque, sia alla fine vedete che è proprio gommoso. Oltretutto, oltre a essere piccolo, oltre a costare tanto, è andato a sprecare anche del prodotto. E in più, risparmiati i soldi, perché davvero non fa assolutamente niente. È solo una buona base per lo smalto, ma una buona base ne trovano tante, senza formaldeide, senza dover avere una base attiva crescita che non fa assolutamente il suo lavoro, non fa quello che promette. Non pensavo che applicandolo il giorno dopo avessi le unghie chilometriche, no, assolutamente, però non vedo nessun segno di miglioramento. Oltretutto non rinforza neanche le unghie, quindi oltre a non accelerare la ricrescita, non la rinforza neanche, solo un prodotto base, quindi una base smalto. No, per il prezzo che ha non vale assolutamente. Ho sentito di tantissime ragazze che invece lo adorano, mi dispiace, io invece credo che questa sia la mia opinione sincera. Fatemi sapere se avete provato e voi invece cosa pensate di questo prodotto, se a voi è piaciuto, se vi ha fatto qualcosa. Io lo trovo una buona base per lo smalto quando applico gli smalti colorati, perché così il colore non va ad attaccare l'unghia. Ma nient'altro, niente di più. L'unica cosa positiva è che non ha il formaldeide, questo sicuramente. Spero sia stata utile. Al prossimo video. Ciao!